Il Ponte Vomano ospita sul neutro di Castelnuovo al Vomano un Neredo che nel recente mercato invernale ha cambiato tantissimo. La gara è godibile nonostante le tante assenze, si sblocca al 21esimo contatto in area giallonera, Merlini, Antonacci per Di Cola di Avezzano, si va sul dischetto il neo arrivato di Eleuterio, prima si fa respingere la sua conclusione da Di Martino, poi è lestissimo a ribadire in rete per il vantaggio rosso-blu. Benissimo il Neredo nella prima fase di gioco con i nuovi sorci di Eleuterio e Calderaro sugli scudi. La reazione del Ponte Vomano si concretizza con uno stacco aereo di Maranella su azione di calcio d'angolo. Piuttosto veementi le proteste dei locali al minuto 41, si incunea benissimo Gentile nel cuore dell'area di rigore neretese. Per Di Cola non ci sono gli estremi per il penalty. Si chiude il tempo con una sventola dai 30 metri di Antonacci, gran primo tempo anche per lui. Inizia la ripresa e va in campo Lazzarini, altro neo acquisto del Neredo, ancora cresce il Ponte Vomano, prima stacco di Maranella, poi si incunea Pallitti, Di Giuseppe non trattiene, Pellone non riesce a ribadire in rete, alla fine Ballanti chiude su Di Sante. Lazzarini serve Calderaro, buona sua conclusione di sinistro, attento Di Martino. Ottime giocate di Giacomo Calderaro che se ne va sulla destra al 28esimo, palla finisce sui piedi di Florimbi, ancora Di Martino, salva il Ponte Vomano. Qualche protesta anche per questo contatto su Bellini, Di Cola lascia proseguire, Gentile uno dei migliori dei suoi, chiama Di Giuseppe, un grande intervento, il Ponte Vomano ora ci crede e perviene al pareggio al primo dei 4 minuti di recupero col neo entrato di Ludovico, classe 2000, pennella questa parabola bellissima che finisce in rete per l'1-1 finale. Ora andiamoci a sentire i commenti del DS dei locali Massacci e del tecnico ospite De Feudis. Sicuramente un pareggio giusto, c'è stata una grossa reazione della squadra secondo tempo, dove un primo tempo un po' così così, dove il risultato più giusto poteva essere lo 0-0. Sono contento che oggi un gol di un ragazzo che gioca pochissimo, Ludovico, quindi sono veramente contento perché un 2000 è un ragazzo veramente interessante. Sì, sugli episodi non so se volete dire qualcosa. Sì, noi ogni domenica siamo lì a dire le stesse cose, quindi in questo momento mi sento di non parlare. È Natale, cercheremo di riflettere tutti e poi dopo Natale vediamo, perché purtroppo quest'anno va così. È un'annata dove gli arbitri non sono fortunati col Ponte, spero che non siano fortunati. Siamo stati bravi, dai, tutta la partita siamo stati bravi, il primo tempo soprattutto abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi abbiamo concesso, però non c'ho niente da rimproverare, concedere qualcosina, perché il Ponte Vomano poi delle volte ci ha messo pure in difficoltà, quindi, perché verticalizzavano sempre, c'erano due attaccanti bravi nel tener palla, quindi è stata una partita combattuta, diciamo che alla fine arrivare al 90esimo sul vantaggio ti lascia un pochino la mano in bocca, però a tutti nuovi, come hai detto tu, noi abbiamo cambiato tanto e quindi adesso piano piano, però già la risposta l'ho avuta oggi e quindi siamo stati bravi. C'è da fare i complimenti a tutti, anche al Ponte Vomano che ci ha creduto fino alla fine.